È venerdì 18 settembre 2015, telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. In primo piano il mondo del lavoro, nonostante in Alto Adige negli ultimi 15 anni si sia registrato un calo degli apprendisti, l'economia altoatesina sembra lentamente riprendersi. Sono aumentati infatti nell'ultimo biennio i lavoratori dipendenti, i settori maggiormente penalizzati restano comunque commercio e metalmeccanico. Dal 2000 al 2014 in Alto Adige si è registrato un calo degli apprendisti pari al 20%. Il dato a prima vista potrebbe allarmare, ma analizzando con attenzione le cifre che emergono dallo studio effettuato dall'Istituto a Promozione dei Lavoratori, si evince che i dipendenti in 15 anni hanno subito una crescita di quasi il 24%. Diciamo che ovviamente l'occupazione aumenta, aumenta anche l'occupazione dei lavoratori dipendenti, mentre in questo periodo 98-2014 gli apprendisti calano il 20%, nei stessi settori gli occupati dipendenti salgono del 23%. Allora vuol dire che c'è uno sfaso tra queste due evoluzioni. Perché l'apprendistato ovviamente diventa meno attraente, non sappiamo esattamente se sono meno le aziende, se diminuiscono le aziende che offrono posti di apprendistato, questo è sicuramente un fattore, però probabilmente ci sono anche meno giovani. Numeri alla mano, il minimo storico di apprendisti si è toccato 3 anni fa, esattamente nel 2012, con poco meno di 4.000 unità. I settori più penalizzati restano il commercio ed il metalmeccanico, mentre quello dell'agricoltura è cresciuto notevolmente. Sostanzialmente c'è stata una diminuzione negli 8 anni, però negli ultimi 2 abbiamo constatato un aumento e anche importante. È chiaro che ha un andamento diverso nei vari settori. I settori più penalizzati sono il commercio e il metalmeccanico, che hanno una riduzione molto importante, ma dall'altra vediamo un dato molto positivo nel settore del turismo, che è il settore trainante in economia. L'altra cosa da vedere è che c'è stato un grosso aumento delle scuole professionali a tempo pieno, cioè non è che questi giovani non vanno a scuola, anzi chiedono più formazione, la chiedono a tempo pieno. La formazione professionale duale in Alto Adige è una realtà. Si tratta di un sistema collaudato che alterna il mondo della scuola a quello del lavoro, un processo che coinvolge istituti e aziende. Struttura duale regge se c'è il lavoro, ma anche una scuola che fa formazione. Su questo è elogiato dall'Italia, ma l'Italia oggi non è pronta purtroppo, perché non hanno alle spalle le scuole professionali come abbiamo noi e come è in parte Trento. Se non costruiscono una struttura scolastica per la formazione professionale, questa cosa nel resto d'Italia non parte in maniera seria. Tolto la Lombardia, infatti, in Friuli e Piemonte, poche altre regioni hanno una struttura solida di formazione. Proseguiamo con la cronaca. Nella tarda serata di ieri sono state ritirate 2 patenti di guida a seguito di alcuni controlli stradali effettuati dai carabinieri di San Candido. Il primo ritiro è avvenuto a Val d'Aora, dove un uomo è stato sorpreso alla guida del proprio SUV con un tasso alcolico di 1,95 e 1,88. A Rasuna in Selva, invece, una donna gardenese è stata fermata in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti. Aperto i battenti questa mattina nel quartiere fieristico di Bolzano Sud, la quinta edizione della rassegna Creative. La tradizione incontra l'innovazione è lo slogan di Creative Bolzano, manifestazione dedicata agli amanti del fai da te e della manualità, giunta alla sua quinta edizione. Nel quartiere fieristico di Bolzano Sud è stata inaugurata la rassegna che ha conosciuto un sempre crescente successo e che resta aperta fino a domenica 20 settembre. Secondo me, il bello di questa fiera è che la gente non può solo conoscere gli espositori e anche i loro prodotti, ma proprio può imparare a utilizzare i prodotti. A imparare, diciamo, delle tecniche, organizziamo dei laboratori, quindi secondo me è veramente questo un aspetto molto molto interessante. Su 10.000 metri quadrati di superficie espositiva sono presenti circa 140 espositori con le loro creazioni, con la possibilità di confrontarsi con i visitatori per aiutarli ad esprimere al meglio la loro creatività attraverso consigli utili e dimostrazioni di tecniche innovative. Proprio per il futuro anche la tradizione è un valore molto molto importante, e la tradizione aiuta anche a fare innovazione. Questo è molto molto importante. Quello che era importante per noi è portare anche l'artigianato tradizionale insieme al sito della Powanpun, e però avere anche dei programmi innovativi con cose nuove, e credo che questa combinazione è una combinazione anche di successo
un modello dell'Alto Adige e l'abbiamo portato anche in Creative. Ampia l'offerta di iniziative mirate all'ispirazione, al fai da te e alla collaborazione. I trend del momento, i numerosi laboratori, corsi e workshop che affrontano tematiche quali tecniche, materiali e innovazione. Tutto questo è presente a Creative. Proseguiamo con la cronaca. Ladrinazione in pieno giorno in un appartamento situato al civico 58 di via Palermo a Bolzano. Ieri mattina i malviventi, approfittando dell'assenza dei proprietari, una giovane coppia, sono riusciti a forzare la porta d'ingresso ed ad entrare nell'abitazione rubando gioielli e denaro, circa 1000 euro in contanti. Al rientro in casa l'amara sorpresa per la coppia, che non ha potuto fare altro che informare le forze dell'ordine dell'accaduto. Cambiamo argomento. L'appartamento della contessa Lene Thun, vera e propria anima delle famose ceramiche Thun, ospiterà una mostra in cui saranno protagoniste le opere di tre giovani artisti di fama internazionale. Tre fortunati giovani artisti di fama internazionale hanno avuto la grande possibilità di mettere in atto le loro capacità creando opere in ceramica nell'appartamento della contessa Lene Thun, scomparsa nel lontano 2004. Per 6 settimane la statunitense Cassie Griffin, il newyorkese Matthew Lutzkinoy e l'inglese Jesse Wine hanno dato sfoggio di tutta la loro abilità, ispirandosi agli oggetti presenti nei saloni della residenza, i quali non sono mai stati spostati dopo la morte della contessa. Thun Ceramic Residency è un'iniziativa curata da Simon Thun in collaborazione con il curatore d'arte contemporanea Leopold Thun. Per un giovane artista che lavora con la ceramica, la realtà in una città grande come Londra o New York è molto dura. Per fare delle ceramiche serve molto spazio, i costi dei materiali sono anche elevati e qui possono lavorare in un modo molto molto più spensierato. Hanno naturalmente il know-how e la tradizione della ceramica della Thun a cui possono fare ricorso e sicuramente possono lavorare con più leggerezza e con più sperimentazione. Un progetto che ogni anno porta a Bolzano, nei mesi più caldi, quelli estivi, appunto, artisti di grande talento. Abbiamo coinvolto artisti di fama internazionale, che era un obiettivo di coinvolgerli il più possibile sia in azienda e sia con la storia della famiglia e la storia dell'azienda, e creare varie sinergie tra noi e loro. La mostra, curata dalla direttrice della Casa Sculpture Foundation, Claire Shee, sarà accessibile al pubblico esclusivamente su prenotazione ed il numero è limitato. L'evento si terrà nelle giornate di domenica 20 e martedì 22 settembre. La prima donna al comando di una compagnia carabinieri in Alto Adige è il tenente Azzurra Ammirati, la quale si è insediata a Ortisei. Originaria di Vico Equense, il tenente Ammirati ha frequentato i corsi dell'Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Roma dal 2007 al 2012 ed è laureata in giurisprudenza presso l'Università Tor Vergata di Roma. Dopo una prima esperienza come comandante del nucleo operativo e radiomobile di Montecatini Terme, negli ultimi 2 anni è stata comandante di plotone e di insegnante presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Una manifestazione pacifica e festosa, quella di cui è stata protagonista in piazza Municipio Bolzano la società del Sud Tirolo Rugby, per chiedere al comune una maggiore disponibilità per l'utilizzo delle strutture sportive. Spagnoli, spagnoli, vogliamo il campo! Non siamo figli di un dio minore dello sport, questo è il leitmotiv della composta e civile ed anche gioiosa manifestazione di protesta del Sud Tirolo Rugby, la società biancorossa passata in pochi anni da 80 a quasi 300 tesserati, che chiede di avere pari dignità nell'assegnazione da parte del comune di Bolzano delle strutture sportive. Negli allenamenti si ritrovano fino a 130 atleti su un solo campo disponibile, come racconta Samuel. Il problema è che noi non abbiamo la libertà di poter decidere quando fare i nostri allenamenti, anche se abbiamo un certo numero di iscritti attraverso il quale poi dovremmo avere una certa libertà, no? Perché non possiamo allenarci tutti insieme su un campo, gli spazi sono troppo stretti, non abbiamo abbastanza spazio per correre lunghe distanze che durante una partita di rugby si devono fare, e
non si può preparare al meglio per le stagioni. A tutt'oggi al sodalizio rugbistico è consentito allenarsi due volte la settimana, come avveniva 5 anni fa, ma ora i praticanti sono triplicati e sono soprattutto giovani e giovanissimi. E in piazza sono scese anche le nonne per sostenere i ragazzi. E la nonna in piazza dà la voce a tutte queste persone, perché non è giusto che i nostri nipoti abbiano da giocare su un pavimento, su una cosa, e non avere un campo. Quelli del calcio ne hanno a iose, e perché il rugby no? Per ora, certo, di realizzare una struttura ad hoc per il rugby non se ne parla ai diretti interessati, però in ogni caso si accontenterebbero intanto di una maggiore disponibilità delle attuali strutture da condividere con il calcio, e su questo fronte pare si possa ragionare, come ha assicurato l'assessore Luigi Gallo, che ha incontrato i rugbisti in piazza. Ma io penso che il movimento rugbistico negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo notevole qui in città, e quindi fa bene a farsi sentire in maniera molto gioiosa, anche festosa, e a far presente che esiste, che ha delle esigenze per poter dar risposta a tutte le categorie, compresi i bambini piccoli che fanno rugby a Bolzano. Ovviamente a Bolzano c'è un problema grande di spazi sportivi, ci sono tante società, in questo momento pensare a un nuovo impianto è effettivamente azzardato, però bisogna trovare le giuste mediazioni nei campi esistenti, magari ognuno fare un piccolo passo indietro e dare una risposta anche alle esigenze del rugby. La speranza manifestata dai rugbisti è quella appunto di poter prima o poi avere pari dignità, come avviene già nel vicino Trentino. Devo dire, questa manifestazione, come ho detto, è nata dai genitori principalmente, perché hanno visto cosa succede sugli altri campi, vedono cosa succede in tutte le altre realtà. Pensiamo, nel Trentino ci sono 5 campi da rugby, in Alto Adige nemmeno uno, questa terra dove si sta così bene non ha uno spazio per il terzo tempo, noi lo facciamo delle volte in un parcheggio. Mentre dove andiamo nelle altre società hanno una piccola clubhouse che non è altro che un prefabbricato dove si può mangiare al caldo. Insomma, se la palla è ovale o non è rotonda, par d'essere dei figli di un dio minore. Delle volte sembra di sì. Senza auto domani sabato 19 settembre a Merano, dalle 10 alle 16 sarà vietata la circolazione eccetto velocipedi e mezzi pubblici, visto che la città meranese aderisce alla settimana europea della mobilità. E questa era la nostra ultima notizia, ora un breve stacco pubblicitario, poi ne torneremo in studio per parlare di sport. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11.30. Panificio Trenker. Il pane è natura. In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva l'hockey su ghiaccio ieri allo stadio Odegar. L'Asiago ha conquistato la sua terza Supercoppa, la compagine veneta ha battuto 2-1 Renon, la rete decisiva è stata segnata da Anthony Nigro. Doppio impegno in trasferta questo fine settimana per i Foxes, i ragazzi di coach Tom Pockel dopo la batosta contro il Linz stasera sfideranno il Villach, mentre domenica c'è l'Insidia Salisburgo. 3 punti dopo 2 partite disputate, così recita la classifica al Bolzano, questa sera torna sul ghiaccio in terra austriaca. I biancorossi saranno attesi dal Villach, proprio qui i ragazzi di coach Tom Pockel ritroveranno delle vecchie conoscenze come Mark Santorelli, Ziga Panse e Rick Schofield. Sì, c'è Schofield e Panse, anche Santorelli, che sono giocatori proprio bravi, però io penso che questo non ha a dire da niente, sul ghiaccio non sono amici, però
dobbiamo combattere e penso che se facciamo in tutto possiamo vincere anche questa. Venendo al match, i Foxes questa settimana hanno intensificato i lavori in allenamento cercando di capire cosa non ha funzionato contro l'Inz. Ho fatto tanto di video e tanto guardato che abbiamo sbagliato e no, penso che il coach ci ha fatto vedere cosa abbiamo sbagliato e penso che adesso i cosi che abbiamo sbagliato dobbiamo farli meglio. Secondo me dobbiamo andare puntare più sulla porta, andare davanti porta dove fa male e tirare più anche. Se no il cycling, se no quello in zona di loro va ben bene, però anche se prendi 5 gol e sai, fai solo uno o due, non vinci le partite sempre. Si diceva in questo fine settimana doppio impegno per l'Hockey Club Bolzano. Questa sera sarà impegnato contro il Graz e domenica sera affronterà l'insidiosissima trasferta a Salisburgo. Ed ora con il supporto della regia andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Secondo gli esperti meteo della provincia autonoma di Bolzano, l'Alto Adige sarà ancora interessato da correnti da sud-ovest, il fronte freddo tenderà ad allontanarsi verso est, pertanto gli ultimi rovesci o temporali tenderanno ad esaurirsi in mattinata, in cielo si alterneranno nubi cumuliformi e sole. Domani la giornata inizierà localmente con nubi basse, di seguito si alterneranno sole e nubi con probabilità di rovesci in aumento nelle ore pomeridiane, soprattutto a nord. Domenica al mattino annuvolamenti interesseranno soprattutto i settori settentrionali, di seguito i tratti soleggiati aumenteranno, fuochi in molte vallate. Lunedì dominerà il sole grazie ad un campo d'alta pressione, mentre martedì torneranno le nubi. Le date attuali, mercoledì il tempo sarà instabile con rovesci. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle ore 19. Veramente tutto, vi ringrazio della cortese attenzione, vi auguro un buon proseguimento di giornata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.